Il problema del sovraffollamento nel carcere e del mancato rispetto dei diritti fondamentali del detenuto sta diventando un problema di un'urgenza drammatica. L'ultima sentenza della Corte europea, che ci dà un termine ormai di relativamente pochi mesi per affrontare questa situazione, ci impone di riflettere attentamente. Non possiamo continuare a considerare il carcere un'isola separata dalla realtà, un'isola che non c'è. Tra carcere e territorio occorre arrivare ad aprire un dialogo e uno scambio continuo di interventi che aprano il carcere all'esterno e che facciano capire all'esterno cos'è la realtà del carcere. Noi continuiamo a denunziare le morti in carcere, le condizioni di inumanità e di poca dignità in cui vivono i detenuti, nonostante lo sforzo e l'impegno di chi lavora nel carcere. E una denuncia fatta dal Presidente della Repubblica, fatta dal Papa, contenuta in una relazione approvata all'unanimità da una commissione del Senato dell'anno scorso, è tempo di cambiare registro prima che sia troppo tardi. Il problema del sovraffollamento non si può risolvere solo costruendo nuove carceri, è un problema che si deve risolvere aprendo il carcere alla società esterna e avviando chi sta dentro a un percorso, quello delle misure alternative, di progressivo reinserimento nella società. Per fare questo, per vincere questa sfida, il volontariato e il terzo settore hanno un ruolo fondamentale. Il problema del carcere, dei diritti fondamentali nel carcere e della rieducazione per chi è in carcere si risolve soprattutto attraverso un intervento del volontariato, del terzo settore, della sussidiarietà sia verticale, enti locali, sia orizzontale, terzo settore, società civile, che consenta di superare questa situazione drammatica. Il carcere oggi è solo più una discarica sociale per tossicodipendenti e per immigrati clandestini. Il carcere, oltre a essere una discarica sociale, oggi è un luogo di porte girevoli dove troppo spesso si entra per pochissimo tempo, mobilitando peraltro costi e impegni burocratici notevoli. Occorre cambiare tutto questo. Cambiarlo è una delle sfide forse più significative che a mio avviso possa avere oggi il volontariato, in una logica che è una logica di non solo di tipo laico ma anche di tipo cristiano. Penso alle indicazioni che la enciclica Caritas in Veritate dà sulla sussidiarietà orizzontale, sul rapporto tra giustizia e misericordia, e le traduco nella prospettiva laica della solidarietà e della sussidiarietà, che è la vocazione cui oggi è chiamato il volontariato.